Desideri metterti in proprio e avere successo? Scopri in questo video, nei precedenti e nei successivi, cosa fare e come farlo. Ciao, sono Paola Imparato, esperto di hospitality management e business coach per manager e imprenditori, e ti do il benvenuto al business coaching per mettersi in proprio. Nel video di oggi, il terzo di una miniserie di 5 video tutti dedicati a come fare impresa in modo professionale, parleremo di analisi del prodotto e del mercato. Questo video e gli altri 4 si rivolgono a te che vuoi inserirti o reinserirti nel mondo del lavoro, avviando un'impresa o un'attività di lavoro autonomo. Il mio obiettivo è di offrirti una formazione chiara e sintetica su quale sia il percorso di creazione di un'impresa, in pratica dall'idea alla sua realizzazione. Poi, se hai delle domande, non esitare a scrivermi nei commenti sotto il video. Ti risponderò con piacere sia per iscritto sia live su YouTube. Quindi, per esserci anche tu, iscriviti al mio canale e attiva le notifiche. Dai video precedenti abbiamo compreso come misurare le tue abilità nel fare impresa e quanto sia importante per delineare la tua idea di business valutare i rischi ad essa connessi. Per poter procedere dobbiamo capire altre 3 cose fondamentali. A chi venderai, quindi qual è il tuo mercato? Cosa venderai, quindi quale sarà il tuo prodotto? Ma nel dettaglio, come produrrai, quindi quale sarà la struttura aziendale con cui decidi di lanciarti sul mercato. In questo video prenderemo in considerazione il mercato e il prodotto, mentre nel prossimo esamineremo come definire l'organizzazione aziendale. Non mancare. Prima di scegliere il prodotto o il servizio da vendere, è necessario conoscere i trend, i vantaggi e gli svantaggi del mercato in cui farai impresa. Dovrai chiederti, ad esempio, se è sufficientemente grande per una nuova impresa, se ci sono tanti o troppi concorrenti, se è in espansione e tanto altro. Le imprese che iniziano un'attività con un soddisfacente grado di conoscenza del mercato verso il quale si vogliono rivolgere sono molto poche. Non commettere lo stesso errore, mi raccomando. Scelti i nostri potenziali clienti, dobbiamo trovare il prodotto che meglio risponda alle loro esigenze. Ricordati sempre che vendere un prodotto significa vendere la qualità ad esso associata, il prestigio, l'eventuale varietà di scelta, l'assistenza prima, durante ed eventualmente dopo. Insomma, quello che vendiamo non è semplicemente un prodotto, ma è un sistema prodotto, come egregiamente è stato definito da Union Camere. Se ad esempio intendi aprire e gestire un hotel, vendere una camera per una notte, beh, significherà certamente vendere pulizia, comfort, ergonomia, ma anche empatia, conoscenza e disponibilità. Se desideri metterti in proprio e in virtù della mia quasi ventennale esperienza volessi un business coach che ti segue nel tuo progetto imprenditoriale, non esitare a contattarmi attraverso il link sottostante che troverai nella descrizione del video. Inoltre, sappi che in questi primi mesi del 2020 creerò una community di miei fedeli e fedelissimi, dove posterò video esclusivi. Se riuscirai a far parte della mia community, ricorda che nell'anno indirò un concorso per la partecipazione gratuita ad un webinar one to one con me per confrontarti sulla gestione della tua attività aziendale. Perciò cosa aspetti? Iscriviti al mio canale. Buona giornata!